Ciao a tutti amici, il giorno che doveva arrivare finalmente è arrivato. Abbiamo qui la scatola dell'Apple Watch. Possiamo notare già a prima vista che a differenza dell'Apple Watch Sport, questa è una scatola quadrata. È abbastanza pesante, Sarà almeno 450 grammi, 500. Allora, iniziamo prima di tutto vorremmo fare un minuto di silenzio per un degno predecessore, il Pebble. Pebble, è stato bello averti. Verrei buttato nel mare insieme a tutti quelli che sono morti prima che arrivasse bellissima Apple Watch. Yeah! Allora, c'è una linguetta qui. Allora, si toglie questa, la prima copertura. Già solo la qualità dell'imballaggio. Cioè, ci credo che costa $1000. Guarda la qualità dell'imballaggio. Magicissimo. Poi abbiamo la scatola. Guardate che bello. È un cioè è cartone, però ultra finissimo, una qualità assolutamente impeccabile, sembra addirittura plastica quanto è lucido. Qui è lucido, qua qui Apple Watch. Qui possiamo notare le specifiche: 42 mm acciaio inossidabile col fondo fuso alto 1 cm. Il profumo della Apple. Al suo interno possiamo notare che abbiamo una scatola dentro la scatola, una specie di matriosca. Aspetta, non facciamo troppo così perché sotto ci sono altre cose. Qui c'è una linguetta che dovremo strappare. C'è una linguetta. Come diavolo? È un po' di energia statica che non mi fa. Ecco, ce la togliere. Olè. Questa è la scatola. Guardate. Guardate quanto è bella. Amici. Ok, lo ammetto, l'ho aperta oggi, va bene? Volevo farvi l'unboxing in diretta, ma vaffanculo. L'ho aperto per vedere, infatti qualcuno... Buttiamo giù la maschera, qualcuno avrà notato che non c'era il cellophane intorno. Allora, tentato ricomporlo, non ce l'ho fatta. Scarro di... Meglio buttare giù la maschera prima che dici, ma cos'è quello lì? È usato, te l'hanno mandato, vaffanculo. Olè, buttiamo giù la maschera. Niente, allora, vabbè, comunque, ritorniamo a noi. Rientriamo dentro l'atmosfera. Oh, c'è questo praticamente. Un boxettino rettangolare quadrato con gli angoli arrotondati.
guardate la finissima qualità dell'intaglio, come lo facevano i mastri. Allora, siate voi i primi ad avere, a vedere cosa c'è dentro la scatola. Questo è assenza di gravità dentro, cioè, insomma. Wow! Allora, si tira su, non è attaccato. La scatola, possiamo vedere, c'ha una vera pelle. Vera finta pelle, così anche gli amici vegani non hanno nulla da ridire. C'ha un buchetto qui. Watch, Apple Watch. Poi, possiamo notare questo cinturino in metallo. Per sganciarlo c'ha due tastini qui, molto semplice. Tra l'altro, la cosa che, siccome l'ho già aperto oggi, non ho resistito, a differenza di quegli altri, aspetta, vi faccio vedere anche la differenza tra un orologio fanculo normale. Ecco. Questo è il classico che si apre, su questo è il cinturino nuovo. Perché a me succede che quando devo comprare un nuovo orologio, il precedente si offende e si rompe. Infatti questo, prima che dovessi comprare il Pepe si è rotto questo. Questo è un questo qua, molto bello. Un Citigen Eco Drive, no? Allora, questo qui ha, praticamente quasi tutti hanno un coso di sicurezza che apri così e poi dopo... lo apri così, c'è sempre questo meccanismo così, no? Questo è diverso. Questo è asimmetrico innanzitutto, perché praticamente lo puoi anche chiudere solo da una parte, cosa che non serve a niente, devi chiudere anche dall'altra, però diciamo che rimane sempre asimmetrico. Poi schiacciandolo si apre. Molto bello, molto bello. Allora, andiamo nel dettaglio. Ecco, possiamo vedere questo pezzo in questo lotto. Vabbè, entriamo nel vivo. Allora, togliamo la plastichina qui. Ah, guarda, aspetta, non c'è che qualche numero di serie che mi avete gabbato. Fammi vedere. Che voi lo so, non mirate ad altro di gabbarmi le cose. Non mi posso fidare mai di nessuno. Ceramica, porcellana, non scusa niente. Allora, poi ovviamente mettendoselo la gente, possiamo notare che è troppo grande, no? Allora, fortunatamente l'Apple Watch, a differenza di questo cinturino qui, che per aprirlo devi andare quasi dall'orologiaio, perché, diciamo che devi andare dall'orologiaio, non ci sono strano, perché ha questi buchetti piccolissimi, e anche avendo che io li ho cacciavitini da orologiaio, non riesci proprio, devi andare dall'orologiaio, insomma. Invece nella Apple, senza guardare le istruzioni, si possono notare che ci sono dei buchetti, ci sono delle... dei bottoncini che probabilmente questi sono per togliere le maglie. Adesso non vogliamo distruggerlo subito, quindi lo lasciamo qui un attimo, che intanto guardiamo cosa c'è dentro la confezione. Nella confezione c'è una scrittina Design by Apple in California, e questo mi pare molto bello, perché una volta c'era scritto Design Apple in California, fatto in Cina. Però mi pare brutto. Meglio fare in Cina, buttarlo via, metterlo qua dietro in piccolo. Così, no? Oh, questo qui. Questo, non, sinceramente, oggi l'ho guardato, non ci ho capito cos'è. Allora, praticamente c'è il manualetto e fin qui ci siamo, vabbè. Ecco, vediamo un po'. Gigi. Size, impress the button inside the bracelet, pull apart. Ok, blah. Poi, formazione. Poi abbiamo, non so, una garanzia. Ecco.
che proprio, diciamo che si capisce che questo serve per pulirlo. È un fazzoletto molto bello, in vera pelle di finta pelle, non lo so. E poi c'è quest'altro, una specie di pocket, che secondo me è per inserire il cinturino. Spero sinceramente, mi sembra veramente troppo piccolo. Non capisco cosa serva sto cosino qua. Che però, essendoci il disegnino sopra del cinturino, forse serve per... Ah, serve per i pezzi. Guarda, ma sempre le genialate, Serve per i pezzi del cinturino che adesso toglierai. Adesso proviamo a togliere una maglia, via. Tic. Usiamo questa pratica BIC. Allora, dice di spingere. Ma non riesco. Istruzioni. Allora, sizing. Press the button on the inside of the bracelet and pull apart to remove a link. Quindi io lo dovrei rimuovere uno qui, uno là, secondo me. Ma non riesco a spingere, ci vuole un... Prendiamo il nostro astuccino iFixit, che abbiamo tutte le punte. Ci vorrebbe la punta del 16. Con questo, entrerò con questo. Come minchia. Era meglio andare dall'orologiaio a sto punto. Oh, l'hai staccato. Adesso, essendosi staccato, possiamo anche staccarne un altro più facilmente. Ovviamente bisognerà staccarli... Anzi, questo lo facciamo dopo, che non vogliamo farvi perdere... Questo è il video dell'unboxing, poi faremo un video a dire come size restringere l'Apple Watch. Oh, ma è già rotta, è già rotta, è già rotta. Siamo qua. Allora, poi nella scatola troviamo questo, il carica, che ormai abbiamo la casa invasa da questi oggetti tecnologici per ogni cosa, e poi abbiamo il, come lo chiamiamo noi, lo stetoscopio, eccolo qua. Ah. Allora, Qui si apre, qui si gira. Questo è il coso. Siccome devo fare un altro unboxing ASMR, non voglio staccare tutte le cose, no? Faccio finta tutti dei loschi giri, eh. Olè. Quindi vabbè, questo è quanto, Lo stetoscopio. Basta, questo è quanto. Questo è per quanto concerne l'unboxing. Adesso fatemi rimettere dentro le cose, vaffanculo, come minchia. Vedete, perché c'è un coso dentro che impedisce, ecco. Olè, quindi questo è quanto. Quindi abbiamo la scatola, abbiamo l'altra scatola, abbiamo la scatolina piccolina, abbiamo questo, abbiamo quello, abbiamo l'astuccino, abbiamo questo. Abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questo, il braccialetto, anche questo molto bello, braccialetto melato, anche questo non è male, guarda qui. E basta, questo è quanto per questo unboxing veloce. Adesso non perdete le prossime puntate, che sarà aggiustare qui la grandezza del bracciale, e poi entriamo nel vivo con il nostro amico iPhone, che lo sincronizzeremo. Allora, non perdete la prossima puntata. E allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.